Ed eccoci qua alla puntata 10. Eravamo rimasti nel dire che la parte più difficile del montare il computer è trovare i piedini giusti per mettere i connettori frontali. Una volta che uno si studia il manuale, comunque non ci vuole molto. Ora prendiamo l'hard disk. Questo è un 2 TB lento, però è uno che risparmia energia. Si mette dentro, vedete ci sono dei buchi nella posizione standard. Si trova l'allineamento e si avvita. A questo punto, una volta avvitato tutto, si mettono i cavi del SATA che è seriale. Adesso i computer hanno solo questi, vedete ci sono, c'è un hard disk qua che ha il connettore diverso, è chiamato PATA al contrario. Poi guardiamo un attimo, i porti ci sono dietro la scheda madre. La scheda video abbiamo montato con l'HDMI, le 4 USB che ho montato e queste le collegheremo dietro al computer. Se vogliamo montare hard disk negli slot dei CD ci serviranno delle staffe apposta perché gli slot CD sono più larghi. Quindi se il nostro case ha dei CD che hanno il vecchio connettore, mi spiace ma dovremo sostituirlo. A questo punto ci rimane soltanto di provare tutto in funzionamento, per esempio questo qui è vecchio e si è incastrato e quindi anche questo lo dovrò sostituire perché praticamente c'è un magnete sopra che quando si chiude stringe il disco sull'asse e se rimane chiuso per troppo tempo dopo non si riesce più ad aprire. Comunque adesso bisogna installare un sistema operativo, semplicemente si dice al BIOS di partire dal lettore CD, in questo caso io premo F8, dipende da computer a computer, e dico vammi a leggere il CD. Siccome l'hard disk è pieno, mi dice premi un tasto per avviare da CD e premo invio. A questo punto carica file, taglio se no ci mette troppo tempo. In questo caso Windows 7. Ora io dico utenti esperti, bisogna stare molto attenti perché se l'hard disk si chiama nella stessa maniera ci si può confondere. Io in questo caso, questo computer avevo due hard disk, cosa ho fatto? Gli ho detto formatta senza pensare. E dico, ma sarà questo? Ma mi sembra di sì, perché c'è un disco dati dentro. Quindi dico ok, e dopo un po' mi accorgo di aver fatto una cavolata. Ho detto, ma aspetta, ma il mio hard disk che volevo formattare è da 1 TB, non da 2 TB. E quindi poi sono andato un po' nel panico, ho scritto su Facebook, formattato tutto. Per fortuna comunque c'è modo di ripristinare tutto, non c'è da preoccuparsi, insomma. Perché comunque i dati rimangono dentro l'hard disk, bisogna interrompere il prima possibile e poi con il programma apposta recuperare tutti i dati. E niente, questa puntata finisce qui, nella prossima vedremo come recuperare dati velocemente e finiremo di vedere in linea di massima come si installa il sistema operativo. Votate, aumentate, ciao ciao!